Storie. Noi vogliamo raccontare oggi una storia che a me è emozionato. Pensate, ci stanno dei braccianti, delle persone che lavorano anche in situazioni di disagio e hanno deciso però, grazie a qualcuno che si è occupato di questa attività, di costruire un momento di speranza attraverso la musica. Si sono riuniti, hanno formato un'orchestra, si chiama l'Orchestra dei Braccianti. È una storia bella che noi oggi vogliamo raccontare. Sono partiti dalle campagne pugliesi e sono arrivati adesso a suonare alla presidenza del Consiglio dei Ministri. È una storia che raccontiamo vedendo un RVM, ma subito dopo abbiamo degli ospiti eccezionali. Questa è Giulia, sei tu. Questa è Adam, vieni. Adam, Bamba, Mbaye, Omar e Poppy sono arrivati a Roma stamattina dalle campagne foggiane. Registra un po' qua. Anche se di concerti ne hanno fatti tanti, sono un po' emozionati. Guarda, no, è rimasto poco solo quella parte. Siamo bracciali. Perché oggi si esibiscono in uno dei palazzi della presidenza del Consiglio. Ma se è nero, se è bianco, se è libro, se è arabo, se è qualsiasi, ma nel tuo tempo siamo tutti uguali. Dobbiamo dire che è sempre umanità a prima figlia. È un mix di culture e ritmi diversi. Africa, in Africa, Africa. From Africa, in Africa, Africa. From Africa, in Africa, Africa. From Africa, in Africa, Africa. For so long I've been far away, and for too long I've been far away from home. I've been far away, I've been far away from a million miles away. Cause I've been far away from a million miles away from home, where I belong, where I belong. From Africa, in Africa, Africa. Far away. From Africa, in Africa, Africa. I 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 from Africa, in Africa, Africa. From Africa, in Africa, Africa, far away. Alcuni membri dell'Orchestra dei Braccianti, grazie Alessandro, che è il direttore artistico. Grazie Joshua, grazie Giulia. Prego, accomodatevi intanto. Così almeno facciamo qualche domanda. Siamo contentissimi di avervi qua. È molto curiosa questa esperienza, Giulia, questa di riunire varie persone di cultura, di etnia diversa, perché sono tante persone anche di paesi diversi, che suonano e trovano nel suono, nella musica, una risposta all'esigenza della vita. Com'è nata questa cosa? Quando è nata? Allora, diciamo che l'orchestra nasce da un'esigenza che l'associazione Terra, che è un'associazione ambientalista, ha raccolto dopo tanti anni di lavoro all'interno dei ghetti, quindi questi insediamenti informali dove i lavoratori stagionali di varie nazionalità vivono per raccogliere il cibo che tutti noi mangiamo tutti i giorni. E l'esigenza era quella di
portare avanti una grande campagna contro il caporalato, contro lo sfruttamento dei lavoratori italiani e stranieri, e di farlo attraverso la musica. E quindi insieme a Alessandro Nosenzo, che già si era impegnato all'interno di questi insediamenti a portare musica e insomma dei momenti di respiro a questi lavoratori, abbiamo deciso di partire e di andare a cercare in questi luoghi dei talenti. Tra questi talenti abbiamo trovato anche Joshua, abbiamo trovato Poppy, che è un musicista indiano che lavora a Foggia in un'azienda agricola, e tanti altri. Abbiamo unito musicisti professionisti e lavoratori, talenti musicali, e abbiamo deciso di fare un'orchestra che raccontasse una nuova solidarietà tra lavoratori, tra persone che si sta perdendo sempre di più. Chiariamo, queste sono tutte persone che vivono nei ghetti, hai detto, che lavorano i campi, e tante volte anche in modo non corretto, chiamiamolo così, cioè vengono sfruttati nel lavoro dei campi. Joshua, tu hai scritto questa canzone, so che è tua. Sì, ho scritto la canzone. Immagino che tu venga dall'Africa. Sì, esatto. Anche se la pelle traspare una provenienza diversa, invece tu sei albino. È un ragazzo fortunato, dico. Sì, no, sicuramente fortunato, ma sì, tu hai vissuto una doppia emarginazione. Sì, esatto. E tu sei venuto qua in Italia da dove? Dalla Libia. Hai fatto perciò un percorso di quelli che noi conosciamo adesso per i telegiornali, abbastanza complicato come percorso. Per dire, non era facile, ma alla fine sono arrivato in Italia. E qua in Italia? No, perché è importante, perché tu sei arrivato cercando una soluzione alle tue problematiche, ai tuoi problemi, e invece hai trovato un impatto abbastanza duro, penso, trovandoti poi a lavorare in mezzo ai campi. Sì, prima quando sono arrivato facevo il lavoro un po' con italiani a cotta di olive, di pomodori, di meloni nelle campagne, quindi ci sono i capi che fanno il lavoro molto ma pagano di meno, quindi il tempo era un po' come... Però adesso hai trovato attraverso la musica, per esempio, sì, un momento di respiro, un momento di distrazione. Sì, appena che ho conosciuto l'orchestra, poi da lì abbiamo cominciato a fare tante cose insieme. Poi mi hanno fatto conoscere un progetto SPRAR a Firenze, anche dove lavoro adesso. Quindi io sono molto interessante. Sei contento. Molto grato a quelli che ti hanno permesso questa possibilità. Simone, tu hai detto che la musica, l'arte ti ha salvato la vita. Loro, attraverso la musica, uno dei ragazzi dell'orchestra ha detto: sento che senza la musica non potrei sopravvivere. La musica, secondo me, è anche una grande metafora. In particolare l'orchestra e il coro sono due grandi metafore che, secondo me, i politici dovrebbero tenerne conto. Perché nel coro, nell'orchestra, ognuno mette la sua nota e tutti insieme, non importa da dove vengano, tutti insieme fanno l'armonia. E questo credo che sia un simbolo di come dovrebbe essere il mondo. Ecco. Giulia, a proposito, ma l'orchestra è composta da 14 musicisti provenienti, hai detto, da diverse parti del mondo. Sì, Ghana, Gambia, Senegal, Tunisia, Nigeria, come Joshua, e poi abbiamo un musicista canadese che è un migrante anche lui e poi tanti musicisti italiani che hanno un legame molto forte con l'agricoltura, quindi tanti dei ragazzi che sono nell'orchestra in realtà fanno anche i giovani agricoltori. Ma questo insieme di culture musicali crea un'atmosfera acustica completamente particolare. Come reagisce il pubblico quando sente queste sonorità anche diverse dalle nostre? Ma per adesso devo dire molto bene. Quello su cui stiamo cercando di lavorare è anche la trasformazione dei brani della tradizione popolare, per esempio un brano napoletano, Cicilinella, che viene cantato in arabo, quindi anche queste commistioni che fanno sì che le persone riconoscano quel brano e diciamo cantato in un'altra lingua, questo effetto anche un po' straniante ma anche molto accogliente, quindi anche un modo indiretto per accogliere
questi suoni diversi che spesso sono associati invece a degli eventi drammatici o al cattivo. Invece attraverso la musica tutto viene accolto in maniera più morbida. Ma attraverso la musica, Simone, si può denunciare qualcosa? Loro adesso stanno portando avanti questa battaglia contro il caporalato, contro lo sfruttamento, contro questa piaga sociale, perché c'è una legge, una normativa che è abbastanza chiara, ma non è sufficiente. Secondo te attraverso la musica possiamo avere uno strumento in più per denunciare e per smuovere qualcosa? A me sembra che sia rimasto solo la musica. C'è rimasta solo la musica. Ma noi siamo contenti, grazie di essere stati con noi, grazie di questa splendida canzone. In bocca al lupo per la vostra esperienza. Grazie. Grazie. Simone.